Adesso vi porterò dentro in questo ristorante, Officina del Pesce. Se lo vedi da fuori sembra veramente un'officina, un capannone, un qualcosa di americano. Invece no, è un ristorante italiano di imprenditori calabresi. E il proprietario, come si chiama? Io mi chiamo Fernando La Monica. Sono i calabresi eroi che sono rimasti nonostante la crisi per fare un ristorante con pesce freschissimo. Perché noi eravamo un'azienda dove facevamo un fatturato non indifferente per la Calabria. Avevamo 30 dipendenti nel 2008. C'è il figlio, figlio del signor La Monica, prego, Vincenzo, no? Buongiorno, ciao, ciao. Ciao, sentite, ma questa idea a chi è venuta? È un insieme di idee, tra quella mia e quella di mio padre, sostanzialmente da un'esperienza ormai da tre generazioni. Io rappresento la quarta generazione. Non possiamo non riprenderti. Ciao cara, è bellissimo questo Bentornati, posto. Abbiamo parlato ben con tuo conosciuto, figlio. Per vedere molto insieme con tutta la gentile. famiglia questa è la pescheria che poi invece in realtà è il posto dove uno sceglie quello che vuole mangiare. Ecco, qui abbiamo tutto il pesce fresco. Pesce fresco del Mare Nostro, guardi questi gamberi rossi che sono del Mare Ionio, abbiamo i gamberi bianchi, abbiamo altro prodotto qua sempre del nostro mare. Ci sono anche le cose belle in Calabria, non Ecco, solo le cose brutte, ma abbiamo bravo anche Calabria, la Calabria è la terra bagnata dei due mari che ha tanta ricchezza e bellezza e bisogna venire qui a mangiare all'Officina del Pesce a Catanzaro, Lido. noi adesso abbiamo preparato Andiamo, una sala ecco. all'interno dell'Officina del Pesce, dove abbiamo dei posti a sedere. Questa è un'officina del pesce dove veramente viene lavorato il pesce. Noi abbiamo una cucina che è espresso, non abbiamo precotture. Questo progetto lo sto portando avanti insieme a mio padre, ci crediamo, sicuramente non molleremo. Credimi, non c'è solamente voglia di andare avanti, di crescere e chissà mai. Magari si aprirà qualche altro punto ristoro. Vi hanno dato dei finanziamenti per le imprese? Veramente qua in Calabria non è mai arrivato niente, oppure se sono arrivati qua nessuno li ha visti, perché qua si parla tanto che lo Stato ha dato degli incentivi alle banche e a queste istituzioni per aiutare le piccole e medie imprese, ma le posso dire che a tutt'oggi non hanno aiutato nessuno. C'è a che fare con l'Equitalia, c'è a che fare con lo Stato, c'è a che fare con tutti qua. Qua è una cosa, è un massacro. Nonostante tutta questa situazione che c'è in giro, ancora riusciamo a mantenere e andremo ancora avanti perché abbiamo la forza di andare avanti con grande sacrificio e tutto. Bellissimo, prego, buon appetito. Grazie. Grazie. Grazie.